Buongiorno a tutti cari amici e benvenuti in questo nuovo video a Dubai. Oggi faremo un cambio, passeremo da questo mezzo super comodo a qualcosa di un pochino più sportivo. Una delle cose più sorprendenti di questa Rolls Royce Dawn è il sound del V12. Cioè quasi non si sente, super silenzioso. Ora potrete ammirare il sound del V12, pronti? Questo è quanto? Benzina time! Quanto costa oggi la benzina qua a Dubai? Il prezzo è di 3.1 dirham al litro, circa 75 centesimi al litro, quindi circa 60 litri, spendendo quasi 50 euro. È spaventosa, va a cannone, c'ha le sospensioni morbide, quando dai gas si proprio si alza, però la lasciamo e andiamo proprio adesso a prendere qualcosa di più sportivo. Signori, siamo di nuovo da Renti perché lasciamo oggi la Rolls Royce, trovate comunque il link qua sotto in descrizione se volete vedere quante auto hanno, perché sì, oggi ne hanno abbastanza ma non sono tutte, e siamo venuti a prendere l'auto sostitutiva. Abbiamo detto che non viaggeremo più comodi ma bensì un pochino più sportivi, non con lei, non con la Portofino che conosciamo già bene e neanche con qualche SUV potente, ma bensì il mezzo con cui andremo in giro è lei, l'Audi R8 V10. Cambio di programma, le chiavi hanno una forma simile ma il logo è diverso, quindi sì, andremo via con entrambe, sia con questa Lamborghini Huracan Evo Spider, sia con questa Audi R8 V10. E piccolo dettaglio, così è l'RVD, quindi trazione posteriore. Tutta un'altra storia adesso. Hola. Volevo far vedere la SIP, ma qua c'è Flexman che ha deciso di dormirci stanotte, sì, qua sopra. Sì, comunque, sedili full carbon, spettacolari. Di qua invece la situazione è sedili in pelle, però il carbonio è un po' ovunque. Fortunatamente oggi per il tour che andremo a fare non saremo soli. Vi presento Mago, che farà il mago per noi e ci porterà in giro per tutte le strade. Ciao a tutti. Abbiamo un bel programmino, no? Sì, il mio nome lo sai che è un po' complicato, sì. Quindi lo semplifichiamo. Con Mago. Ma meglio questa o la Rolls? Meglio la Toyota Yaris che guido io. Mettiamo in sport che è già cattiva abbastanza. Com'è che si dice in questi casi? Casa dolce casa, praticamente. Fase di rifornimento ufficiale. Da ora, per esempio, il prezzo della benzina è di 3.2 dirham al litro, circa 80 centesimi al litro. What do you do for living? La droga. Allora, Dubai è una città bellissima che offre un sacco di opportunità, ma c'ha un grosso difetto, ovvero che nonostante le strade ampissime e di sera assolutamente vuote, il limite autostradale è di 120 km orari. Peccato. Potrei stare tutto il giorno a fare seconda, terza, seconda, seconda, terza, seconda. Sono indeciso su quale suona di più, perché l'R8, cioè stesso motore, però suona in modo diverso. Allora, mezzi parcheggiati, cavalletto numero uno pronto, Mago sta preparando le sue magie. Facciamo una magia di foto? Sì. Ok, siamo posizionati e in fase di setting della luce perfetta. Oh, poi vogliamo vedere tutti il risultato finale, eh? Lascio il link qua sotto in descrizione. Anche se non ho ancora una camicia da flexer come la sua, oggi facciamo un po' di shooting generale sfruttando la sua disponibilità. Così non ci pensiamo per i prossimi day. Allora, come vedete dal bastone là dietro, adesso abbiamo messo l'Insta 360 per qualche ripresa tridimensionale. Bella potente. 3D. Vabbè, insomma, avete capito il concetto. Come suona? Prima location fatta, la seconda è vista spiaggia. Siamo in trasferimento e poi hotel. Ed ecco a voi la nascosto Burj Al Arab, l'hotel a 7 stelle più lussuoso al mondo. Continuiamo a seguire Mago nel dubbio. Pausa super rapida qua con la Lambo e il Burj Al Arab. È male qua. Cosa dici te, Flex? No, no, per niente.
Stai un po' flexando oggi, è brutto, oggi poi gratis. Questo solo per lui perché vuol flexare. Così, basta. Stiamo entrando in una roba molto particolare, secondo me. Spero solo che non sia oro vero questo. Comunque, questo è il mondo. Breve sosta in questo resort veramente particolare. Ma una domanda, i cavalli che ci sono lì non sono d'oro vero? Ovviamente sono vivi, dorati. Spero solo che non sia oro vero. Stiamo andando in spiaggia con la macchina seguendo la nostra cara guida del Tammago. Però siamo trazione posteriore stavolta, quindi andrei molto cauto qua per darvi l'idea. Meno male che c'è l'Audi che è 4, quindi se rimaniamo bloccati attacchiamo un cavo e ci porta fuori. No, scherzo. Ok, anche questa tappa è fatta, una delle spiagge libere più frequentate qua a Dubai, dove hai vista sul Burj Al Arab e alle spalle su qualche grattacielo. Si accettano scommesse, riusciremo a uscire indenni? Gioco da ragazzi, ciao! Sosta nella zona di skydive, quello là lassù è lo sky dinner e poi sì, se un giorno volessimo mai fare paracadutismo, beh, questo è il posto giusto dove prendere l'aereo e andare in alta quota prima di lanciarsi giù con vista palma. E ora è giunto il momento di fare la vostra scelta. Quale prendereste per un'ora di guida, la Lambo o l'R8? Commentate qua sotto e ditemi la vostra. Signori, ci tocca fare anche questa esperienza JBR, un'altra zona super turistica di Dubai, composta da una passeggiata di questo tipo, pieno full di grattacieli questa zona. Parcheggiata, giornata folle, piena di trasferimenti, un sacco di chilometri e non tantissimo traffico per fortuna. Adesso torniamo a casa con l'R8. Mentre qua c'è il flex che sta flexando di brutto, si mette gli occhiali per flexare meglio, con questo cielo stellato. Da quanto sognavi di fare una bella flexata col cielo stellato? Da troppo. Mi fai da autista? Ma si può volentieri, guarda. Quando vuoi.